Ciao, benvenuti a questo video in cui andremo a vedere un po' più da vicino quelle che sono le energie che il piano divino vuole mettere in evidenza per la luna nuova in pesci del prossimo 13 marzo 2021. Andiamo ad usare innanzitutto gli oracoli per vedere un pochino quella che può essere l'impronta energetica generale di questa luna nuova nel segno dei pesci. Partiamo con l'oracolo degli animali. Luna nuova, 13 marzo 2021, nel segno dei pesci. Luna nuova, 13 marzo 2021, nel segno dei pesci. Energie dominanti del piano divino vuole portare la nostra attenzione per l'evoluzione animica individuale e collettiva, per l'elevazione della frequenza della coscienza umana individuale e collettiva, per l'allineamento dell'inconscio individuale e collettivo. Tre carte. Sono quattro carte. Allora, la prima ad uscire è lo spirito del porcospino, tempo per la mente del principiante, del novizio, di colui che inizia. Una mente priva da sovrastrutture precedenti, una mente libera che permette all'energia creativa di fluire senza creare blocchi, senza creare ostacoli. Il porcospino è un animale di difficile, sicuramente non è un animale che riusciamo ad accarezzare, quindi questa carta in sé ha anche il messaggio dei nostri meccanismi di difesa, meccanismi di difesa che vengono innescati, magari in automatico, che appartengono a delle strutture mentali precedenti. A questo qui ed ora, a questo momento. C'è intorno a questa carta l'energia di un nuovo inizio e naturalmente la casa dei pesci è l'ultima casa della ruota zodiacale, è la dodicesima casa della ruota zodiacale, quindi si va a ricominciare il giro dalla prima casa. E quindi diciamo che il protagonista di questo viaggio che percorre le 12 case dello zodiaco, l'eroe che incarna le prove di ogni casa, che sublima le caratteristiche di ogni segno, questo folle protagonista del nostro viaggio, arriva a questa dodicesima casa e in qualche modo ci viene data l'indicazione che una parte del nostro percorso è stata compiuta, una parte del cammino della nostra comprensione è stato completato e siamo pronti a passare al livello successivo. Un po' come succede nei videogiochi. Un livello maggiore forse di difficoltà o comunque difficoltà che richiedono di essere approcciate diversamente,
ci si chiede di rimanere aperti mentalmente, di non farsi condizionare da quelle che possono essere state le esperienze traumatiche passate. Ci si chiede di fare una pulizia mentale, ovvero nel momento in cui si debba applicare l'utilizzo dell'energia mentale, applicarlo alla comprensione di quelli che possono essere i limiti imposti mentalmente rispetto alle nostre credenze, rispetto a quello che crediamo in merito a noi stessi. Il numero 48, riducibile nuovamente a un 12 e a una frequenza di 3, esprime la possibilità di un inizio in cui la creatività sia messa in moto in maniera fluida, in maniera non irrigidita. Ci invita anche a considerare che il percorso può prendere delle pieghe impreviste, inaspettate, invita alla elasticità. Naturalmente ci chiede di essere consapevoli di quelli che sono i nostri meccanismi di difesa, di quali sono le paure che innescano blocchi nella nostra capacità di procedere, di andare avanti, quelle che sono le nostre insicurezze. Il numero 48 porta in sé un messaggio di equilibrio e di giustizia tra i piani, tra le dimensioni, e contiene la natura elementale dell'acqua. Una natura materna, protettiva. È un numero che può essere associato ai segni d'acqua. Ci accompagna lo spirito del pipistrello. Una rinascita è assicurata. È il messaggio che viene riportato su questa carta. Quindi questa mentalità del principiante, di colui che inizia una nuova parte del cammino, di colui che inizia una nuova fase, un nuovo capitolo del suo percorso, ha in sé i connotati della rinascita. Quindi c'è una sorta di risveglio anche. Ci può essere la conclusione di situazioni pesanti precedenti a questo momento e quindi anche un senso di sollievo e di conforto. Il pipistrello è un animale notturno che non eccellendo nel senso della vista, eccelle nella capacità di conoscere l'esterno attraverso la percezione quindi anche un invito a utilizzare la nostra intuizione. Perché potrebbe essere sicuramente amplificata nel contesto soprattutto in cui ci troviamo, che è quello della luna nuova in pesci. Quindi
Questa rinascita ha in sé il numero 5, numero di trasformazione e cambiamento, numero dinamico, numero che colleghiamo alla quinta lettera dell'alfabeto ebraico He, che è l'aprirsi di una finestra sulla luce. Paradossalmente uscendo dall'ombra. Sebbene il pipistrello sia un animale che esprime l'essere, l'aver sviluppato una capacità di trovarsi a proprio agio nell'ombra, nell'oscurità, e quindi esprime, diciamo, la saggezza con cui siamo stati in grado di integrare alcuni dei nostri aspetti più oscuri, ombra. Il numero 5 naturalmente ci riporta all'idea del pentagramma. Pentagramma su cui scriviamo una nuova armonia basata su uno stato di consapevolezza, su un livello di consapevolezza maggiore raggiunto da quelle che sono state le esperienze precedenti. Il numero 5 ci riconduce da un punto di vista dei chakras al quinto chakra, quello della nostra capacità di comunicare, di esprimere noi stessi nel mondo. Evidenzia una maturazione rispetto alle nostre capacità comunicative. Un uso più saggio dello strumento della parola, più consapevole. Una rinascita anche nell'espressione di sé verso l'esterno. Attraverso una finestra che si apre da dentro verso fuori e che interessa tutti i piani della manifestazione. Il 5 ci riallaccia all'idea della quinta dimensione, ci riallaccia all'elemento dell'aria, alla forza dello Spirito Santo. Alla nostra scintilla divina, al nostro respiro, alla completezza dell'individuo e alla sua maestria e padronanza rispetto all'utilizzo illuminato delle azioni e delle parole. Il pipistrello, paradossalmente, come animale, teme la luce. È confortevole nell'ombra. Esprime quelli che possono essere i paradossi intrinsechi, impliciti nella natura umana, ma anche le capacità superiori che la natura umana contiene, l'ascolto delle frequenze più sottili che prescinde la visione. E quindi è anche una consapevolizzazione delle energie invisibili, delle loro valenze, anche da un punto di vista elettromagnetico. Il 5 unito al 3 della carta precedente ci porta a un'unità di 8,
l'otto che è l'equilibrio delle direzioni, l'idea della giustizia, secondo la scuola francese dei tarocchi, l'ottavo arcano maggiore è la giustizia, scusatemi, la scuola inglese, l'arcano ottavo è la forza, che è rappresentativa della capacità del sé superiore di dominare il sé inferiore, la capacità di lavorare dalla matrix superiore su quella inferiore. Nel passaggio del dodicesimo arcano, che vogliamo collegare alla casa dodicesima dei pesci, con questa inversione polare, inversione del punto di vista, piuttosto che partire da ciò che vediamo, partiamo da ciò che non è ancora entrato nello spettro delle frequenze visibili, udibili. Otto naturalmente che ci riallaccia all'idea dell'infinito e dell'eternità, al fluire dell'energia fra le polarità e al perfetto equilibrio dato dall'unione dell'individuo con se stesso in tutte le sue parti. Naturalmente questo su scala individuale poi diviene proiettato nello specchio collettivo. Ecco perché si dice sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. L'otto, da un punto di vista neurocardiologico, rappresenta, come detto anche in altre occasioni, il grafico di funzione del nostro campo toroidale cardiaco. Da un punto di vista di lettere ebraiche, questo numero ci riporta alla lettera Chet, o Kate, lettera collegata alla X greca. È un lavoro multidirezionale, omnidirezionale, direi, che siamo in grado di fare con la nostra percezione, con la nostra sensibilità. L'otto esprime anche l'idea del limite, del recinto, e ci invita, unito a questa carta, a comprendere quali sono i limiti e i recinti imposti da false strutture, quali invece i limiti da considerare come favorevoli alla nostra comprensione. Quali limiti ci è concesso superare? Entro quali limiti ci si chiede di operare? Si può avvertire d'altro canto nel lato ombra di queste carte un senso di restrizione? La richiesta che si fa al sé superiore è quella di mostrarci le vie per trascendere quelli che sono limiti imposti anche dai nostri aspetti non ancora affiorati alla coscienza. L'idea del numero 8 ha in sé anche i connotati della protezione. Dall'altra parte, nel lato ombra, ha in sé il connotato dell'errore. Esprime paradossalmente la dualità, ma la esprime in un equilibrio raggiunto nell'unità. A questa carta si accompagna un altro 5, abbiamo
un altro 5, 5, praticamente abbiamo una sincronicità numerica, 5, 5, 5, ci porta a un 15, a rafforzare l'idea della conclusione rettificata, della nostra capacità anche di aprirci e di comunicare, una rettificazione soprattutto nella nostra capacità di esprimerci, di comunicare, di aprirci. Una trasformazione profonda. 555, esce il 55 sulla carta del serpente, il cobra in questo caso, che ci ricorda col suo messaggio che è tempo di guarire e quindi ci ricorda che il nostro percorso di guarigione all'inizio di questo nuovo livello dovrà scendere ancora più in profondità di quanto non sia andato nel livello precedente. Quindi in sé ha anche il valore di ciò che appartiene ancora alle sfere del nostro inconscio, che è ancora a noi oscuro. E che ha il potenziale di essere portato alla luce. Questo raddoppiarsi del 5 nella carta successiva a quella del pipistrello. La rinascita è assicurata e si guarisce anche da quello che può essere, diciamo, la difficoltà che in sé la rinascita porta. Processo, diciamo, della nascita anche a livello pratico, diciamo, non metaforico, è un momento traumatico in cui si esce dal buio uterino, da quell'atmosfera in cui la luce filtra appena e abbiamo una luce interna rosata, aranciata, ambrata, oscurità, acqua, liquidi. Si esce nell'elemento dell'aria, si può avvertire una sorta di secchezza, si rilascia una vecchia pelle, proprio come fa il serpente. Serpente che in sé possiamo associare naturalmente anche alla Kundalini come allineamento dei nostri chakra e risveglio e ascensione. Tempo di guarire, carta questa del serpente che ci riallaccia anche al mito di Ofiuco, Esculapio o Asclepio, dio della medicina, educato dal centauro Chirone che in questo momento è in sestile con Marte. E si trova in Ariete, andrà retrogrado in Ariete dal 15 di luglio. Potremmo aspettarci che questo momento di guarigione possa essere, diciamo, messo in evidenza intorno a quella data, intorno a quel periodo. D'altronde anche un 555 porta a un 15. Se volessimo osservare ancora più in profondità la sincronicità numerica e collegarla a quello che può essere un percorso astronomico, astrologico, planetario. Il serpente rilascia la sua vecchia pelle, lo associamo diciamo ad Ofiuco perché Ofiuco è il dio della medicina e il suo nome significa colui che tiene il serpente, ovvero che ne ha padronanza, che ne ha maestria. Ora qualche giorno fa, messaggio che poi ho riportato nel video relativo alla Luna Nuova in Pesci, mi era giunto proprio questa indicazione rispetto al nostro serpente interiore, non tanto in questo senso della Kundalini in questo caso, anche se sì, parzialmente, secondo per altri aspetti, diciamo. Ma anche al fatto e insieme, diciamo in concomitanza a questa osservazione del serpente interiore che si muove nell'erba,
l'invito ad amare il proprio nemico. E quindi anche ulteriormente questa carta ribadisce la guarigione di quelle strutture, di quei sistemi, di quelle credenze che portano e ancora magari innescano meccanismi di autosabotaggio. E quindi l'invito di quel messaggio che era arrivato il 23 di febbraio 2021, giorno di frequenza 12, riducibile a un 3, tanto quanto la luna nuova in pesci del prossimo 13 marzo 2021, tanto quanto questa carta del nuovo inizio del tempo della mente del principiante, di una pulizia mentale da quelle che sono le vecchie strutture, le vecchie forme di comunicazione che si hanno con se stessi, il ripetere automatico di formule delle quali non riconosciamo il potere magico. Ecco che Ofiuco è colui che tiene il serpente, è colui che lo domina, che lo padroneggia. E nel messaggio del 23 febbraio c'era ama il tuo nemico, ovvero impara a conoscere il tuo autosabotatore, a comprenderlo, ad amarlo, a perdonarlo. L'approccio di una compassione che trascende i limiti dell'ego, che ci vuole imporre l'ideale di perfezione in maniera falsa. Il serpente ci riallaccia naturalmente, da un punto di vista simbolico, anche al bastone di Mosè e all'investitura divina che fa la differenza nell'utilizzo di questo bastone e nella sua trasmutazione. Dio affida a Mosè un bastone che è in grado di guarire o di causare piaghe, che è bivalente, che è duale, ma è nella fede rispetto alla meritevolezza della leadership, all'essere da Dio investito quale condottiero del popolo verso la sua liberazione, l'apertura del Mar Rosso in due estremità e il passaggio centrale. Questa congiunzione che troviamo nel simbolo del lotto dell'infinito, fra le due sfere. Un sentiero che, sebbene lo proiettiamo in orizzontale, è lo stesso sentiero che in verticale si rappresenta come la scala di Giacobbe o quella di Maometto. Questo bastone che Dio affida a Mosè, seconda di quella che è, diciamo, l'utilizzo strumentale necessario, di quella che è la necessità nel momento presente, diviene motivo di guarigione o causa piaghe. Si diceva che anche solo la contemplazione di questo bastone, di questo serpente, guarisse. Ma la componente della fede nella proprio essere individualmente investiti di questa autorità, ovvero che a volte l'ostacolo più grande alla riuscita siamo appunto noi stessi. Come diceva il proverbio, niente è contro Dio se non Dio stesso. Frase prologo di un libro di Yogananda che si chiama L'Eterna Ricerca dell'Uomo e che nella prima edizione ha nella pagina, diciamo, subito successiva alla copertina, questa frase in latino: Nihil est contra Deus, nisi Deus ipse. Perdonatemi la declinazione che adesso mi sfugge. Ma
Quindi anche quanto crediamo in noi stessi, quanto crediamo di essere degni di poter condurre noi stessi alla liberazione, sentirsi capaci, di sentire di avere quel valore che Dio ci dà. E credere per primi di averlo. Questo era un bastone che, buttato ai piedi dei nemici, si trasformava in serpente e li metteva in fuga per il prodigio magico. Ecco anche la bivalenza del serpente, quindi anche un invito a non farci condizionare da quelli che possono essere i nostri pregiudizi rispetto a ciò che è buono e ciò che è cattivo, a ciò che è bene e ciò che è male. Un rinnovarsi dell'invito di accogliere luce e ombra come un tutt'uno. In senso junghiano, se volete, ma soprattutto con la compassione che si dà ad ogni creatura e con l'umiltà di non giudicare. Con l'umiltà di accettare i propri limiti. E di comprenderli come parte del proprio regno. Non a caso, come energia generale di questa lettura, c'è questa carta dell'armadillo, altro animale dalla possente corazza, che ci ricorda di delineare i nostri confini in maniera chiara, quindi anche proteggere il nostro spazio, la nostra sensibilità, il nostro campo energetico da invasioni di campo inconsapevoli, automatizzate, che prescindono da quello che in quel momento realmente sentiamo. E anche un stabilire dei confini per la nostra ombra, per i nostri stessi limiti. Diciamo, elevarli al quadrato per trascenderli. E a questa carta, sotto questo armadillo, c'è proprio lo spirito del cervo che chiede di prendere la leadership, di condurre se stessi alla liberazione. E mi riferisco in questo contesto a un discorso individuale, quanto emerge è un ambito di guarigione. È sicuramente la casa dei pesci, la dodicesima casa, casa di trascendenza e misticismo, casa di autosabotaggio e di castighi inflitti a se stessi per inconsce acquisizioni di colpe. Illusioni di colpevolezza, per la colpevolezza stessa della propria imperfezione rispetto a quelle che sono le pretese di un ego, diciamo, narcisista o che tende all'iper e all'ipo, ovvero a passare, diciamo, a oscillare fortemente tra gli estremi. La differenza tra pulsioni sane e compulsioni, per esempio. E a questa carta segue, dopo un 55, preceduto da un 5, quindi un 555, scusate, questa esigenza di questa consapevolizzazione che è il tempo di
guarire, supportati da una rinascita in arrivo, da un nuovo inizio. L'ultima carta col numero 44, qui abbiamo un altro numero doppio, 55 seguito da questo 44, che non solo riporta all'8 nuovamente, ma riporta all'idea dell'ombra. Abbiamo questa pantera che sembra vestita della stessa ombra da cui proviene, emerge dal buio. Emerge dal buio e nell'emergere dalla propria ombra e dalle proprie ombre, scusatemi il ripetermi, ci chiede di reclamare il nostro potere, reclamare il nostro potere personale, la nostra fiducia in noi stessi. Qui c'è sicuramente in questo, diciamo, insieme di carte un sottolineare da parte del piano divino quelli che sono, diciamo, i meccanismi che ci portano a non credere in noi stessi, a condannarci per i nostri limiti, e che quindi in questa condanna, con questo giudizio o pregiudizio, ovvero giudicando anche prima noi stessi o gli altri o le situazioni o gli eventi, in un senso o nell'altro, necessariamente buoni o cattivi, luminosi o oscuri. Ecco, questo rafforzarsi del limite che è diverso da quello che è il limite proposto dalla carta dell'armadillo, che è un confine sano e quindi anche un rispetto di se stessi, del proprio spazio, del proprio campo energetico, del proprio sé, del proprio valore. Reclama il tuo potere nel momento in cui si tende a darlo via, ovvero a sminuirci, ma non in senso di dall'altra parte doversi insuperbire, ma in un senso di giustizia, che è quella espressa dall'otto come numero. Quindi l'essere giusti con se stessi e con gli altri, giusti nella valutazione, tenendo conto della relatività, ovviamente, della nostra visione, e anche un reclamare il proprio potere, nel senso il proprio valore, come accennato, l'essere degni, la propria dignità. Numericamente abbiamo, tra le varie sincronicità, questo 12 che è riducibile a un 48, riducibile a un 12, riducibile a un 3, che unito al 5 diventa 8, che unito al 55 diventa un 9, e che unito a questo 44, che è un 8, ci riporta attraverso il numero 17, numero legato alla parola divina. Alla parola divina come espressione anche della volontà del divino, numero legato alla legge e ai doni dello Spirito Santo, il 17 riducibile nuovamente a un 8 da un punto di vista numerico. 17° arcano dei tarocchi, la stella, collegato al segno dell'acquario, che come sappiamo è un segno protagonista in questo momento storico, di questo tempo, diciamo. Stella che è l'esaudimento di un desiderio, stella che è l'espressione di una profonda guarigione che avviene in noi stessi, di una finalmente raggiunta armonia. Stella che è anche in sé l'invito al discernimento, ovvero a non, come dire, scegliere consapevolmente, non affidando al fato, non affidando alle stelle o alla fortuna le nostre scelte, le nostre decisioni, ma a scegliere sulla base della nostra verità personale, della nostra dignità, del nostro valore.
Per quanto tutto questo possa essere retorico, probabilmente c'è ancora bisogno di dirlo e di ribadirlo. E a questo 17 riducibile a un 8 che abbiamo nella sequenza di carte, andrei ad unire a questo punto. Naturalmente, poi se continuassi a vedere quello che c'è sotto il mazzo, potremmo andare avanti all'infinito, anche perché poi avremo lo spirito del maialino che ci chiede di usare in maniera corretta e saggia la nostra mente, quindi una mente che non costruisce muri, ma che apre confini, che apre le acque, che crea un punto di congiunzione tra emozioni positive e negative. Numero 47, carta del maialino che è subito precedente a questo porcospino che esce col numero 48. Ma per non perderci troppo, sotto avremo anche lo spirito del corvo bianco col numero 66, ancora una volta legato al mito di Ofiuco. E vi lascio, diciamo, il piacere, per non ripetere ulteriormente troppe cose, di cercare perché il corvo bianco è legato ad Apollo e al mito di Ofiuco e anche al centauro Chirone, altro grande medico di medicina esoterica e alchemica, andando ad unire l'otto alle carte che abbiamo come considerate per prime come energia generale. Abbiamo un 8 più 3, 11, 11 numero maestro anch'esso, 11 che parla di coronamento, di ricettività, che ci riconduce al 2, come 11 che parla anche di genialità, di colpi di genio, di illuminazioni repentine, 11 che porta all'insé i 2, 1. Le due colonne del Tempio di Re Salomone, Giachina e Boaz, così come rappresentate nell'arcano secondo dei tarocchi, la sacerdotessa, il bianco e il nero, ma come due unità complete in se stesse. Nell'unione il due diventa dualità, bivalenza, ma anche simbolo di armonia. E a questo si accompagna un 58, riducibile a un 13, riducibile a un 4, 4 più 2, 6, 6 che è non solo la nostra ghiandola pineale come nostro terzo occhio, la capacità di vedere oltre il visibile, di percepire, di utilizzare la nostra intuizione, i nostri sensi più sottili, più connessi alla sorgente divina. 6, da un punto di vista di albero della vita, viene a corrispondere alla sesta Sefira Tiferet, che è il nostro cuore, che è la miscela perfetta, la temperanza perfetta di forza e di amore incondizionale. Forza e severità paterna, amore incondizionale materno, che si uniscono nell'ideale del figlio Tiferet. Connessa a questa sefira ovviamente anche a Cristo come emblema dell'unione di queste polarità. Sesta sefira che ci riporta al cuore e all'anima, secondo le sue connotazioni cabalistiche. Come sia il centro di tutto. 6 che è un numero di congiunzione. 6 che nel tetragramma divino è la lettera Vav, che unisce le due polarità della lettera He, rappresentata dal 5. Questo 6 unito all'8 ci porta a un 14, riducibile nuovamente a un 5. C'è una fortissima dominante del numero 5 in questa lettura. Il 5 si ripete per ben 4 volte per arrivare a un 20. 20 che è anche la lettera Resh,
il nostro saper abbassare il capo per ricevere la luce divina, l'investitura divina, il credere nella nostra discendenza divina. Nell'investitura, nell'autorità che ci è conferita, nella responsabilità che ci viene data, rispetto a quale direzione scegliere. Il 2 naturalmente, derivante dall'11 citato precedentemente, ha in sé anche i connotati della scelta di una direzione basata sulla verità, centrata sul nostro cuore. Il 14 riconducibile alla lettera Nun, ancora una volta l'elemento dell'acqua, l'idea della rettificazione che avviene attraverso l'energia divina anche in maniera eclatante, imprevedibile, inaspettata, forte, folgorante, che permette di aprire una nuova porta nelle nostre profondità. E di portare alla luce, come detto, perché la lettera non è anche collegata a quelle che sono quella che è l'oscurità delle emozioni, delle acque emotive. Abbiamo dunque un 5 come frequenza generale di questo primo livello di carta. Andiamo a portare dei chiarificatori a queste carte che sono uscite. Lo facciamo con l'oracolo dello sciamano. In questo caso andiamo a usare questo. Lasciamo l'armadillo e il cervo come energia generale. Andiamo a chiedere chiarificazione ulteriore per lo spirito del porcospino, del pipistrello, del serpente e della pantera. L'albero della vita viene a chiarire il tempo del nuovo inizio della mente del principiante con il numero 58, anche stavolta, numero 58 che abbiamo collegato all'idea della leadership nel cervo, e quindi è un numero 13 che raddoppia la sua frequenza, 13, 13, 26, valore gematrico del tetragramma, ovvero del nome divino, l'albero della vita, che sostiene questa nostra volontà di liberarci da vecchie credenze rispetto a noi stessi, relative a noi stessi, che possiamo aver accumulato in seguito a, diciamo, assorbimenti anche non consapevoli di visioni altrui, di condizionamenti sociali. Traumi della nostra esistenza, memorie emotive negative. Andiamo a chiarire lo spirito del pipistrello. Lo spirito del pipistrello esce una rinascita assicurata ed esce la camera sudatoria, usata dai nativi per purificarsi. E in questo caso, andando verso una rinascita, noi potremmo vedere questa carta in due direzioni, che la persona stia entrando o che la persona stia uscendo. Ora vi chiederei qual è la vostra prima impressione, che stia entrando o che stia uscendo. Perché la rinascita può avvenire sia nel momento in cui entriamo a purificarci e sia nel momento in cui l'abbiamo già fatto e torniamo verso la luce. C'è una forte similitudine da un punto di vista energetico tra la carta di questo pipistrello che ci parla di rinascita e questa camera sudatoria.
che allo stesso tempo serve a purificarsi per la rinascita, che ci parla anche di un'uscita dall'utero. Può riferirsi anche a nostre esperienze, diciamo, appena legate alla nostra nascita, quando siamo venuti alla luce. Naturalmente implica su altri livelli una sorta di morte interiore derivante da diverso tipo di, per ognuno, variabili, sofferenze che portano a risvegliarsi, a rinascere, a cercare la luce. Andiamo a vedere lo spirito del serpente, tempo di guarire, tempo di guarire e naturalmente la camera sudatoria, questo momento di purificazione necessario anche in termini di conservazione dell'energia, ovvero quanta energia si disperde, diciamo, le vecchie credenze, i vecchi sistemi, le vecchie strutture che abbiamo attaccate a noi stessi sono energie comunque parassitarie che portano in sé anche un'enorme dispersione energetica. E quindi questo tempo di guarire è anche un nuovo approccio rispetto al risparmio energetico, all'ottimizzazione delle proprie energie, motivo per cui può essere importante anche quello di settare dei sani confini e di condurre la situazione, di prendere la leadership. Naturalmente è interessante che il 54 sia quello della camera sudatoria e il 55 quello del serpente, sebbene due mazzi siano differenti. E anche, diciamo, la analogia dei colori con questi aranci, gialli e toni scuri del marrone che ci portano ai primi tre chakra, ma che si proiettano fino alla corona e al nostro terzo occhio, quanto simile a un occhio è, diciamo, questo l'occhio di un rettile, di un serpente o l'occhio di una pantera. Nell'immagine di questa fessura attraverso la quale passiamo, stretta, porta. Prendete questi messaggi come risuonano, come e se alle vostre orecchie arrivano per essere uditi. Lo spirito del serpente. Anche, scusatemi, all'occhio di un drago, di un dragone. Sto dominio, questa vittoria della luce sul buio. Quest'idea di perdere i liquidi di traspirazione, che è il sudore, no? Questa idea della purificazione attraverso il sudore, che è anche investimento fisico, che è anche equilibrio termodinamico della persona, che è anche per chi risuona in alcuni casi una menopausa, per esempio, per le femmine. L'idea di lasciare nella camera sudatoria questa vecchia pelle che il serpente perde. E a chiarire questo serpente c'è il viaggio. Un viaggio centrato nel nostro cuore, dominato da un'idea di comprensione. Il gufo, scusatemi, l'uccello che vedete raffigurato sulla corona di questa figura, di questo personaggio, più che un gufo, è una civetta, e la civetta l'andrei a associare, secondo quello che è la mia esperienza personale. Poi naturalmente ognuno ha il suo patrimonio di conoscenza da cui attingere. Nel mio caso la civetta è la comprensione più che la saggezza. Quindi è un viaggio
interiore, nella camera sudatoria interiore che si trova nella sesta, Sefira, Tiferet, il nostro cuore, la nostra anima, che proteggiamo con le mani incrociate a formare un'ombra cinese di ali o di uccello, il nostro alter ego alato, la nostra capacità di volare interiormente. Un moto retrogrado di un pianeta, un moto retrogrado di Mercurio dentro di noi. Perché questo tempo di guarigione è un viaggio alla scoperta di se stessi, al ritrovamento delle proprie radici aeree. E sullo spirito della pantera esce. Andiamo a chiarire la pantera. Reclama il tuo potere. Numero 44, riducibile a un 8, una doppia porta, un portale. Reclama il tuo potere. Domina il vento, domina la tua mente, disciplina la tua mente, ma anche ammansisci la bestia, anche l'arcano della forza, arcano ottavo nella scuola inglese. Domina i tuoi istinti più bassi, domina i tuoi pensieri nel momento in cui siano autodistruttivi. Domina il vento anche in questo momento come di cambiamento profondo, di trasformazione profonda, sì come il surfista che cavalca le onde, cavalca l'onda del cambiamento. A questa carta esce comunque insieme, cade sulla, cade proprio sulla camera sudatoria, in questo modo, la carta del fluire. Fluisci, raggiunta una maestria nel maneggiare le nostre emozioni, quelle alte e quelle basse. Fluiamo verso la luce, non opponiamo resistenza. In questo modo cavalchiamo il vento, non tirandogli in bocca le redini e facendo impazzire il cavallo, ma lasciandola a briglie sciolte, morbide, con morbidezza, senza rigidità. Naturalmente questa carta del cavalcare il vento esce col numero 55, nuovamente. Cavalcare il tempo della propria guarigione, permettersi di fluire. L'energia generale è quella del guerriero luminoso, che possiamo collegare sì tranquillamente al segno dell'ariete, come io sono, motto della prima casa della ruota zodiacale, segno dell'ariete nel quale Chirone, prima citato, al momento si trova, andrà retrogrado, come detto, il 15 di luglio. Questo guerriero luminoso che è colui che ha compreso il viaggio interiore, che ha praticato le vie interiori, che ha dominato i propri istinti, che ha disciplinato la propria mente, i propri pensieri. Un guerriero di luce che porta luce, che la cui causa è la luce, sostiene la causa della luce. Col numero 32 che ci riporta ai 32 sentieri della saggezza ed è quindi anche una carta che in sé contiene i connotati di questa saggezza. Numericamente su questo livello, a partire dall'albero della vita, che ci riconnette anche insieme al tempo per un nuovo inizio, l'albero della vita ci può parlare anche di quelli che possono essere stati
per alcuni condizionamenti familiari, educativi, sociali. Numero 58 riducibile a un 13, riducibile a un 4, numero 54 che sommando il 4 ritorna a essere un 58, un raddoppiarsi del 13, 26, unità di 8, il 29 riducibile a un 2, 8 più 2, 10, la rettificazione che avviene in queste tre carte, dall'albero della vita, radicamento e espansione verso l'alto. Ricevere il nutrimento dalla parte più profonda di noi, dalle nostre radici, anche in senso letterale. Le nostre radici che permettono l'espansione verso l'alto, che permettono l'innalzarsi e l'espandersi verso alte sfere, la necessità del radicamento. Queste tre carte dell'albero della vita, della camera sudatoria del viaggio ci riportano a un'idea di rettificazione, giungendo ad un 10, una rettificazione voluta dal divino, chiesta dal divino, proposta e mossa dal divino, motivo per cui si rafforza l'idea del fluire, del credere anche in quelle che sono le divine dinamiche, le divine tempistiche. 10, quindi siamo a un 1 con queste tre carte, il nuovo inizio. E quindi il 55 che ci riporta nuovamente all'unità di 1, che unito al 2 ci porta al 3, che unito al 32 ci porta al 5, scusatemi, che unito al 32 ci porta all'8, 5 più 3, 8. 8 che unito all'uno precedente, diventa un 9, in un senso di un raggiungimento di un nuovo livello di consapevolezza, un compimento da un punto di vista spirituale. 9 del viaggio interiore dell'eremita come nono arcano maggiore, la ricerca della propria verità, la ricerca nelle proprie profondità, una ricerca anche in una landa che può essere fredda, gelida, desolata, angusta, non confortevole, nella quale ci avventuriamo senza bagaglio, solo con il bastone nuovamente, la lanterna, quindi l'utilizzo illuminato della nostra mente, il bastone della nostra dignità, del nostro valore, del nostro potere, del nostro essere discendenza solare, discendenza divina. L'eremita che col suo cappuccio riporta l'idea dell'ogiva, della vesica piscis, all'utero cosmico dal quale siamo generati, di cui questo guerriero luminoso è consapevole. E con questo guerriero luminoso il nuovo inizio dalla dodicesima casa dei pesci, la luna nuova in pesci, verso la luna nuova in ariete successiva. Quindi in questo periodo, da questa luna nuova in pesci alla prossima luna nuova in ariete, ci si profila questo tipo di lavoro. L'energia generale di questo secondo livello di carte è il mondo superiore. Chi mai poteva ovviamente uscire come energia generale? Ma casualmente con un numero 59 riducibile a un 14, che è lo stesso numero che avevamo, casualmente ovviamente non esiste, ma che avevamo nel livello precedente. Ed è il mondo superiore che ci aiuta nel fare questa indagine nella nostra ombra, nell'ombra contenuta nel nostro cuore. Questa purificazione delle emozioni negative, dei pensieri negativi, dell'iperanalisi, dell'ipermentalismo, del pregiudizio dentro o fuori di noi e barra o fuori di noi. Per ritornare ad un 5, questo 5 che unito al 9 del suo livello ci riporta a un 5, 5 che è di nuovo raddoppia la sua frequenza, 5 del livello precedente, 5 nel secondo livello, 5-5 nuovamente.
faccio le mie piccole pause per poter garantirmi di salvare le registrazioni. Nel frattempo ho acceso la luce perché fuori il sole sta calando. Sono le 6:13 in questo momento, 18:13 del pomeriggio. Andiamo ad aggiungere un terzo livello di carte per la luna nuova nel segno dei pesci del 13 di marzo 2021. Altri messaggi che è opportuno tenere presenti. Luna nuova in pesci, 13 di marzo 2021. Andiamo a chiarire il porcospino e l'albero della vita. Ho un'altra carta di pulire, pulizia, pulisci, fare le pulizie di primavera, numero 21, riducibile a un 3. Questo cervo che abbiamo visto nel primo livello di carte, come prendere la conduzione, quindi a diventare condottieri della propria vita anche per la causa della luce, per la vittoria della luce che ha vinto, ma implica una nostra continua, costante, rinnovata alleanza. Pulizia, di nuovo, questa viene a fare ponte alla camera sudatoria, alla rinascita annunciata dal pipistrello. Pulire la propria mente, tempo di eliminare il vecchio, aprire al nuovo, il superfluo, eliminarlo, mettere da parte ciò che è energia stagnante, parassitaria. Allo spirito del pipistrello e alla camera sudatoria chiediamo un chiarimento. Allo spirito del pipistrello e alla camera sudatoria. Per utilizzare al meglio il bacino di energie della luna nuova in pesci, secondo le regole, seguire una prassi, una disciplina, imporsi darsi una disciplina, fare le cose secondo le regole, seguire la legge divina, farle secondo la legge divina, nell'ottica di una giustizia, nuovamente il numero 11. Che ci riporta al 2 in una carta che raffigura una famiglia di elefanti, padre, madre e figlio. Una carta di unione trinitaria, movimento in linea retta in questo caso, verso sinistra. Attraversando un ambiente, un'area desertica. Passaggio nel deserto di padre, madre e figlio, del nostro equilibrio trinitario che va costituito secondo quella che è la legge divina del 3, numero che abbiamo già detto essere piuttosto, vi faccio notare anche il 3 in questo 21, piuttosto importante. Come frequenza nel presente della luna nuova citata e naturalmente questo 21 più 11 che porta a un 32 che porta a questo guerriero luminoso nella sincronicità del momento qui presente e ovviamente riporta a un 5 nuovamente. Una trasformazione urgente, come dire, fortemente voluta dal divino, spinta, quasi con forza, imposta, indotta. Sul serpente e il suo tempo di guarire e il viaggio. La carta che viene a chiarire questo serpente, il viaggio e il guarire.
uno scambio di regali, un'idea di equità, un'idea di gentilezza, di tenerezza, di amore. Il divino, è come se ci stesse dicendo: regalami questo percorso di guarigione, regalami questa, tua liberazione e io ti libererò. È un po', esprime la nostra l'interattività tra noi e il divino, ovvero quel famoso detto aiutati che Dio ti aiuti, che Dio ti aiuta, che no, sembra quasi appunto nell'abuso della parola risulta suonare retorico e scontato, ma alla luce del nostro libero arbitrio è necessaria la nostra volontà. È necessaria la nostra offerta per poter ricevere, dare per ricevere. Quindi offriamo la nostra ombra alla luce perché venga trasmutata, perché venga trasformata. C'è qui l'idea del sacrificio, ma non inteso come il sacrificio che porta, che per meritare qualcosa uno si deve sacrificare perché se no non lo merita. Questo è un sacrificio che è fatto dal dono incondizionale della volontà di salvezza. È un servizio fatto all'individuo e all'umanità contemporaneamente. Uno scambio di doni che ci parla di equità, di giustizia, nuovamente ci parla di equilibrio delle parti, di dare e ricevere in maniera equa, di giustizia col numero 27 riducibile a un 9, il 27 ricordiamo che è il cubo del 3, ovvero nel 333, famosa ricorrenza numerica che alcuni di noi conosceranno come numero maestro collegato a Cristo, anch'esso, come tutto, diciamo, riporta a quel tipo di unità della coscienza. Questo 27, riducibile a un 9, diviene l'emblema della messa in atto della giustizia divina, della legge divina, dell'applicazione della divina legge, anche per la co-creazione, con la nostra deliberata volontà di trasmutare i nostri limiti, di trascenderli, mentre li trasmutiamo, trasmutiamo questi limiti stessi in sani confini che permettano al nostro campo energetico di espandersi in forma luminosa e di vibrare su frequenze scelte per la nostra elevazione piuttosto che su frequenze che ci abbassano in tutti i sensi. Questo 9 unito al 5 naturalmente lascia invariata l'unità del 5 nella sua cristallina purezza come numero 9. Esce quindi questa carta dei pinguini, le anime gemelle, le nozze mistiche o nozze alchemiche, il matrimonio mistico non esclude la preparazione di questo terreno per una nuova unione romantica nella vita di qualcuno che magari ha dovuto affrontare un percorso di guarigione da precedenti esperienze negative in ambito relazionale. Ma naturalmente nell'idea di anima gemella c'è anche l'idea della tribù animica, ovvero del trovare persone che vibrano
sulle nostre corde, con le quali risuoniamo, con le quali siamo in frequenze affini, sintonizzati e vibriamo armonicamente, produciamo un'armonica energia nel momento in cui siamo congiunti. È un'energia che espande, arricchisce, non è un'energia che succhia, che è parassitaria, che impoverisce, che è tossica, che avvelena. È una carta che esce col numero 41, riducibile nuovamente a un 5. È quasi incredibile la ricorrenza del 5 in questa lettura. A questa carta, per andare a chiarire quello che poi era diventato una quartina di... Che partendo dall'ombra della pantera col numero 44, accompagnata dal cavalcare il cambiamento e la trasformazione, far fluire nella fede rispetto alla conduzione divina. Quindi lasciamo che sia il piano divino a condurre, perché la condizione fondamentale per la nostra conduzione, per poter condurre, per poter essere quei condottieri. Quanto importante la connessione col divino per i cavalieri antichi, per i guerrieri antichi, per ancora tutt'oggi, per diciamo i primi guerrieri di alcune tribù, sia native che dell'Amazzonia, che di altre parti e popolazioni del mondo, anche in Africa, con quelle che sono le prove iniziatiche a cui vengono sottoposti come ciascuno di noi che ne sia più o meno cosciente. E quindi su questa quartina andiamo a chiarire ulteriormente. Si gira l'isola del tesoro. L'isola del tesoro, rappresentata da una tartaruga su cui troneggia un baule carico di valori preziosi. I veri valori che questa tartaruga, col suo movimento lento e costante, con la sua abilità di fluire nel mare delle emozioni, nelle oscillazioni delle maree, tra gli alti e i bassi delle maree, nel fluire ad otto dell'energia, questa rappresenta l'isola del tesoro che questo guerriero luminoso raggiunge dopo questo percorso con un ritrovato senso del valore, una ritrovata ricchezza interiore, una ritrovata libertà espressiva, coraggio di credere nelle proprie parole basate sulla verità del proprio cuore. Col numero 9 nuovamente, che lascia invariata l'unità di 5 di questo terzo livello di carte. L'energia generale è il potere superiore. È quasi incredibile perché, cioè, nel senso, è meraviglioso il supporto divino in questa lettura, perché al mondo superiore del livello precedente che ci accompagnava questa conduzione e questi confini che vengono proposti dal livello ancora prima. Ecco che il potere superiore interviene nel terzo livello di carte e elenca tutte quelle che sono nella prassi della pulizia e della purificazione, seguendo le regole e una disciplina, i doni e lo scambio di regali che il divino è pronto a scambiare con noi nell'unione polare in noi stessi e con gli altri, con quelli che sono i ritrovati membri di una tribù animica. Ecco che l'isola del tesoro viene costituita sulla saggezza della tartaruga, sul suo tipo di flusso di movimento, che è un movimento armonico, lento e costante. È un movimento che ha in sé connotati della saggezza, della buona sorte, secondo molte, diciamo, tradizioni. Tartaruga che è emblema della saggezza degli antenati, degli illuminati che camminarono su questa terra e dei maestri. E così il potere superiore col numero 4, che si unisce al 5 per arrivare a un 9.
E quindi avevamo un 5, 5, adesso un 9 rimane come unità, il 55 giustamente. 55 più 9 comunque ci porta a un 44 nuovamente, a sottolineare l'importanza di questo potere che andiamo a reclamare, di questa isola che andiamo e di questo tesoro che andiamo a recuperare. E questo potere superiore che ha la chiave di apertura della porta numero 4 Dalet, lettera ebraica che indica la porta. È un'energia tenera, amorevole, gioiosa, gentile, rosea, materna, femminile, gentile, ripeto. Questa chiave nella sua ghiandola pineale, nel suo terzo occhio, una chiave illuminata che apre questo baule di tesori e scopre le meraviglie che il baule contiene dopo questo viaggio che porta questo guerriero alla sua consacrazione, dopo un percorso intenso di prove di guarigione, dopo l'aver rilasciato la vecchia pelle ed essere ritornato alla luce con una pelle nuova, ancora tenera, ancora bisognosa di protezione come quella di un neonato col filtro totale, come il pipistrello alla cui rinascita ci ricolleghiamo, al cui momento di nascita ci colleghiamo. Questa pelle tenera che impone lo stabilire dei confini energetici sani e chiari, di protezione da eccesso di luce o di buio, da eccesso di qualsiasi componente elementale fisica, ma non sicuramente da un eccesso di quinto elemento o di potere superiore contenuto nel 6 come congiunzione delle polarità, come Cristo. La lettera Vav, nonché è la congiunzione anche da un punto di vista grammaticale nella lingua ebraica, e rappresenta il pilastro della verità, e rappresenta nell'albero della vita la via regale, la più diretta, che paradossalmente nel moto circolare è la più diretta che porta a Keter, alla prima Sefira, al divino, al mondo superiore. E qui, da qui si inizia a costruire. 559 come ricorrenza numerica naturalmente ci riporta un 1 all'energia del nuovo inizio. Viene suggerito, diciamo, questa idea della prima casa dello zodiaco. Io sono l'affermazione per eccellenza, la consapevolezza e la coscienza del sé rappresentate nel segno dell'ariete. Andremo a dare una molto relativa, arbitraria, se vogliamo, possibile risonanza con quella che sarà la luna successiva, luna nuova in Ariete, ma soprattutto con questa posizione di Chirone nel segno dell'Ariete, data questa concomitanza di carte. Chirone medico, Chirone il centauro, citato prima come tutore di Ofiuco. 5-5. Abbiamo detto più 9 che ci porta a un 44, quindi a sottolineare, come già detto, questa uscita dall'ombra, questa integrazione dell'ombra come forma di potere, trasformazione di una debolezza in forza. E è un percorso meraviglioso quello che ci attende da questo qui ed ora, da questo presente. E direi che con questo per oggi vi saluto, vi ringrazio per la visione, per l'ascolto. Ci vediamo prossimamente. Grazie, buona serata. Ciao.